Buongiorno, oggi parliamo di razzismo, della violenza, dei morti provocati dall'odio razzista. Cerchiamo di capire perché il razzismo resiste in questo nuovo secolo e che cosa possiamo fare veramente per eliminarlo alla radice. Nei giorni scorsi ci sono state manifestazioni promosse da numerose associazioni contro il razzismo e in Emilia ci sono stati mondiali antirazzisti, un appuntamento che riunisce migliaia di giovani da ogni parte d'Europa, migliaia di giovani che hanno il calcio e un tifo sano come passione comune. Secondo me lo sport unisce tutti. Lo sport per me, con loro, guarda, come se fossi il loro fratello. In Italia, io ho trovato l'Italia bene, perché nessuno mai a dire qualcosa brutto o dire tu sei nero, quindi io non posso dire che gli italiani sono razzisti. Siamo tutti uomini, siamo tutti enfants di Dio. Noi siamo qui per fare bene, per contribuire a qualcosa di bene, di quello che l'Italia vuole fare. Padre Enzo, sono appassionati di sport anche i ragazzi di Campi Scuola Francescani. Sì, in questo periodo ad Assisi è ricca di presenza giovanile. È facile incrociare questi giovani davanti alla Basilica che giocano a pallone e credo che San Francesco giovane, avrebbe giocato, partecipato con queste squadre antirazzismo per dire che l'altro davvero è una persona con cui giocare, con cui condividere la vita.